Non saranno 10 perché ho perso il conto già da un pezzo. Anche questo è abbastanza facile, Però se le azzecco tutte tolgo quei due che non ho azzeccato all'inizio. Sì. No, no, aspetta. No, meno. Ma perché? Oh. Fra poco vedremo la foto apparire. Ok. Che cazzo hai mandato anche la Tesla? È partito. Sbaglio, non so che cavolo sta facendo il cellulare. Ma hai mandato anche la Tesla. Vabbè, comunque dovrebbe essere una N6. N6 americana, che dovrebbe essere una delle più veloci al mondo. Venom GT. No, non è GT. Cazzo, è Venom allora. Venom N6 Venom. C'è qualcos'altro. Come c'è qualcos'altro? Te l'abboniamo perché comunque il modello è quello. N6 Venom è preso da una Venom Lotus F5. Ah, ok. Sponsorizzazione di qua. Ok. Allora, io muso non lo riconosco molto, però potrebbe essere una Mazda. Io dico Mazda CX-3. Ah, no! Cazzo! Però... Mazda 3? No, cazzo. Però comunque sulla okay. Mazda l'hai azzeccato. Perché comunque il fianco è quello. Come cazzo fai a capire il fianco? Spiegamelo. È difficile da spiegare. Niente, lui indovina. Dopo tante volte che vedi una macchina, capisci. Cioè, capisci qual è. Vabbè, it. It? Int. Int sarebbe. Che cos'è int? È tipo. È un altro tipo di macchina. No! È tipo un suggerimento. Ah, suggerimento, dai. Scusate, raga, non sono studiato. Non la producono solo in Giappone / Corea, vero? Perché non mi ricordo dove cazzo sia Mazda. Infatti viene prodotta solo in Giappone. E infatti potrebbe essere quello, perché io non... Nel 2017. Nel 2017. Quindi è nuova. È uscita la seconda generazione, che è stata presentata prima al Salone dell'Automobile di Los Angeles nel novembre del 2016. Ok. Per poi debuttare in Europa al Salone dell'Automobile di Ginevra. Quindi ci sono andato. Quindi tu ci sei andato. Inizia a farsi pesante. Allora era CX5. Esatto. Ah, vaffanculo. Vabbè, non l'hai detto. Non l'hai detto, cazzo. Io. Facciamo vedere. Ah, è vero, Dio fa. Perché la grata è sotto. Ok, va bene. Io sono già pronto con la mia prossima foto. Vai. Eccola. Anche questa è abbastanza facile, dai. Cioè, te le sto facendo easy, Paris. Ok. Alfa Brera, perché è la sua preferita. Giusto. Io sapevo che la mettevi. Va bene. Tocca a me. Io questa qua, visto che secondo me era abbastanza semplice, io ho fatto tipo... Ho cercato una foto un po' presa... dall'alto tipo. Allora è Cabrio. Su questo ci arrivavo pure io. Okay. Questo potrebbe essere un Volkswagen, però potrebbe essere anche un BMW, perché sono simili. Allora, però il muso, cioè il culo è tanto alto. Allora Paris, dovevi fare tipo un po' il discorso di quello che hai fatto prima con Tala. Perché hai detto subito quella macchina? Io non ho detto un cazzo. La macchina che hai inviato prima Tala. Tu hai detto subito è quella macchina lì. Ho capito. È un Volkswagen Passat. No, non ho capito. Allora, tu, allora, quando Tala ha inviato la foto di prima, sì, tu hai detto quale prima? È cioè, la macchina, la sua macchina. La Brera. Esatto. Ah, è la tua macchina preferita. Forse. Ma non mi avevi detto che avevi una macchina preferita? Esatto. No, cioè, la mia macchina preferita la conosci da una vita. No, è solo che è un modello diverso. Ah. Sì, la mia macchina preferita. Dai. Che fame. Ma sei una puttana. Ho capito forse io cos'è. Ma dai, raga, quella che prendevo sempre quando facevamo i giochi da piccoli. Sì, io presente qual è forse. Solo che è un modello diverso. Doppia frizione, si è montato la testa. E io ce l'ho. E io la so. Adesso che ha 200 iscritti si è montato la testa e si dimentica degli amici. E io la so. Io la so. Vabbè, Tala, anche te la so. Porca puttana. Zio. BMW serie. Cioè, da quando il BMW è la mia macchina preferita. Che cazzo ne so, sembra un BMW. Ho la faccia da BMW. Non è. Potresti. Fidatevi, non è un BMW. Vabbè,
vabbè, tu vuoi l'aiuto? Il consiglio mi hai già dato, che è la tua auto preferita. E ti do anche un altro consiglio. Vabbè, ma poi diventa. Per arrivare, cioè, per azzeccare la macchina, e poi lì dovrai azzeccarmi tu il modello, perché sennò io ti dico che ne so, Transformer. Esatto, lo sapevo. È una Camaro decappottabile. Una Camaro SS decappottabile, nuovo modello. Non è un SS. Non è un SS. È decappottabile. Cioè, ci sono due lettere e un numero. Qua, ho trovato. La macchina l'hai azzeccata. Vabbè, è Camaro. Ok, è un Camaro. Cazzo, quella diventata famosa in Transformer. Sì, è quella. Camaro SS. Sì, vabbè, però no, io ho detto per fargli arrivare a. Per farlo arrivare sì, a Camaro. Ok. Che è la mia macchina preferita, ma lui non se la ricorda. Ah, dice pure che c'è la ZR1. Però non so se la Camaro ha fatto la ZR1. ZR1. Forse hai sbagliato una lettera. ZS1. No. ZP1. No. RS1. No. RS1. No, la Z è giusta e anche 1. Perché la Corvette ha fatto la ZR1 per quello. Allora, lo dico. ZC1. No. ZB1. No. Ma fai dire tutto l'alfabeto prima o sì. Poi Zec. Allora, è una Camaro ZL1. L1. Ma pensavo la conoscessi, cioè io non la conoscevo. Però era difficile perché sembra un Passat. Io vado abbastanza sul pesante. La mia. Va. Ok, è arrivato. È la Prius da Dragster. Toyota Prius da Dragster. È la Toyota Prius. Dovete capire che doppia frizione. Odio le Prius! Ha un odio represso verso le Prius. E allora ogni tanto lo prendiamo per il culo. Tipo, quella è una Prius, anche se non sarà mai una Prius. Allora lui si inizia in una maniera paurosa e inizia a guidare come un pazzo e andiamo a schiantarci, moriamo, ciao. Però ci sono delle. Cioè, tipo questa Prius io la guiderei. Dio fa 700 cavalli, che cazzo vuoi fare, scusa? Ma era una Prius, però. Attenzione! È semplicissimo. Opel Zafira. Bravo. Mamma mia. Ma questo qui hai fatto tu? No, te l'ho trovato tipo. Perché ho visto? Foto amatoriali macchine internet. Ti ricordi? C'è un punto. C'è un punto. Tocca a me. Sì, è l'ultima. Questa sarebbe stata la mia ultima. È la nuova Prius. Sì, però la skip. Tra l'altro sono molto simili la nuova Prius e la nuova Supra e non mi va bene questa cosa. E io la sto mandando. Ford Mustang, non so se GT500 o GT350. Ford Mustang. O GT500 o GT350. No. Nessuno dei due? No. Vabbè, Ford Mustang è. Sì. Ok. Ma? Eleanor? No. Ok. Mi dai un indizio? Nella seconda parte del nome. Perché non c'è solo. È tipo Ford. Tu ZL1. Non c'è scritto solo Ford Mustang. C'è il nome di un animale. Fox. The fuck? Cioè, solo. Ma lo sai che Mustang è un cavallo, vero? Sì, okay. Ma c'è il nome di un altro animale. Nella seconda. Non ci sei riuscito. Nella seconda parte del nome. Fai vedere il tatuaggio. Nella seconda parte del nome c'è un. Avete finito, raga! Poi lo faccio diventare un clickbait. Fanno vedere tutto. No, Talent e Where Else War Nudi. Sì. Fox. No. Veramente, bro. Cioè, esiste la Fox Body. No. Sono un la Mustang Fox Body esiste. Non è Fox. Ok. Mustang. Cobra, Shelby Cobra. Sì. Non è Ford, è Shelby allora. Ford Mustang, Shelby Cobra. È Shelby. GTH. Ah, ok. Costa un pochettino. Quindi un pochettino. Ultima macchina per me. La puoi finire? Ti invio quest'ultima. Allora. Ultimissima, la macchina bonus. Seguite Valetala su Instagram. The fuck? Allora, la griglia mi sembra di un BMW. Sembra di un BMW. Però potrebbe essere un Mercedes anche. Però potrebbe essere un Mercedes. Perché il culo sembra quello di Mercedes. Però non potrebbe. No, allora mi butto sul BMW M6. Serie 6. No. Però ci sei. Beh, BMW, ci siamo. Io ho capito cosa ho sbagliato.
Cosa? No. Ma se BMW era giusta? Sì. Ma cioè, hai sbagliato qualcosa. Hai sbagliato un numero. Ah, aspetta. No, aspetta. Sì. Perché potrebbe essere anche quella elettrica. La I8. No. Cazzo. No. Ok. È perché grigia, me la ricordavo anche grigia, I8. Ok. Ah, caputtana. Però se c'è il numero non è la GT, buono. Onesto. Vuoi un aiuto? Dai, buttamela. È tra l'1 e il 5? Sì. Ah. Lo stavo giusto per dire. Già. Sì. Caputtana. La 4? Sì, esatto. Ok, Bibi. Dai, io mi aspettavo meglio. Però era comunque. Era difficile. Io gliel'ho fatta abbastanza easy. Sono difficili. Fateci sapere nei commenti quante ne avete azzeccate. Sai che mi stanno arrivando un botto di commenti? Sono contento. Secondo me le avete sbagliate tutte. Allora, questo video è finito. Direi che è andato abbastanza bene, a parte qualche. Sì, ti diamo la sufficienza. Bah. Per un patito di me. Per un patito di mare. Ho capito, ma erano difficili. Cioè, no, hai capito? Vabbè, cioè, io non lo so, io non avrei azzeccato probabilmente soltanto l'Opel Zafira. Probabilmente. Va bene. Allora, io vi rimando ai prossimi video, probabilmente raduni, barra rally, visto che in questo periodo ce ne sono veramente tanti. E seguiteci a noi due, perché ad agosto, tu non ci sei in Portogallo, ad agosto andremo in Portogallo, quindi lui metterà vlog, io probabilmente metterò circuiti eccetera, visto che facciamo anche dei giri. Io lo spoileri già cosa andiamo a vedere vicino a Barcellona. No, state zitti, tutti zitti, porca di qua puttana. Seguitelo, che ci sono contenuti di qualità. Anche Tara mette contenuti molto di qualità su Instagram, soprattutto su Instagram. Canzoni e sul mio canale molto YouTube. Molto Tumblr. E niente, ci vediamo al prossimo video.